Dopo il poco movimento sulle borse, o meglio, allora ieri c'è stato questo flash crash che ha un attimino destabilizzato, però insomma oggi la maggior parte delle borse asiatiche sono chiuse, Wall Street è poco tonica, appunto si aspettano i risultati della Fed, ho detto movimentiamo un po' l'apertura, eccoti qui. Qui la tensione si tocca con mano, mamma mia, quello che è successo ieri, ero anche io in diretta, stavo seguendo i mercati, ho temuto il peggio perché di fronte a un movimento così ampio, profondo, al ribasso, mi aspettavo qualche brutta notizia dal fronte di guerra. Ho detto qui sarà successo qualcosa di molto drammatico. Per fortuna, diciamo, non è stato così. Citigroup ha dichiarato, insomma, che è stato un traders dal loro trading desk, c'è stato un errore in una transazione e poi è andata a amplificarsi lì. Infatti è stato chiamato il Nordic Fair Flash Crash, che quindi andremo a mettere anche questo, ci ricorderemo questo. E come giustamente tu hai menzionato, 2010, ricordo benissimo anche quell'occasione. Ero a Lugano perché lavoravo in quel periodo storico con una società di gestione estera e uscimmo per mangiarci qualcosa al ristorante. Passammo lì dalle banche, sai che ci sono le quotazioni fuori dei mercati. Eravamo usciti, tornammo e vedemmo di no, hanno sbagliato, qui non sono aggiornati i dati. E insomma, dopo il 2010 adesso abbiamo il Nordic Flash Crash, incredibile, Esatto, che senti Renato, appunto, qualche dettaglio qua e là. Intanto, appunto, questo è stato un errore di un trader di Citigroup. Solitamente flash crash, guarda, è anche difficile da dire. Molto bene, ma insomma, per far capire che poi è una situazione proprio destabilizzante, è causato solitamente da errori di trading? Ti faccio qualche domanda informativa così che ecco, per esempio quello del riprendiamo. 2010 non è che si sia capito bene, quello Ok. all'epoca, il Dow Jones famoso che Sì. vide un movimento così profondo giù al ribasso. Lì poi che succede? Parte da un piccolo, diciamo, da un errore, poi ci sono le famose anche macchinette, high frequency trading, che vanno a intercettare i micro movimenti della giornata e si accodano praticamente a quello che accade. Quindi si è amplificato tutto, basta una piccola variazione, un movimento anomalo, diciamo, che viene intercettato anche da queste macchinette. Questo errore, che probabilmente è stato importante anche in un ordine, una transazione, adesso non si sa bene, però non è stato né un errore tecnico né un hacker in azione, perché si teme anche questo in E questa certo, guerra e adesso, e quindi certo. si Beh, sì, temeva. effettivamente quando poi ieri a un certo punto abbiamo notato che c'era qualcosa sul mercato, anch'io, come hai detto tu, ho pensato a notizie della guerra, no? Perché ovviamente stiamo ragionando tutto su quello. Ma senti, quindi quando c'è una situazione del genere, leggi anche in sovraimpressione, che fare? Qual è il suggerimento su tutti? Perché No, appunto. no, no. Allora, purtroppo chi è in posizione c'è chi avrà goduto, perché chi era short ovviamente avrà chiuso l'operazione, se l'ha chiusa, insomma, avrà raggiunto il target profit. Chi invece era posizionato a rialzo sugli indici azionari europei praticamente si è visto questo movimento contrario e purtroppo probabilmente saranno stati eseguiti degli stop con uno slippage, così come viene chiamato, piuttosto ampio, ovvero siccome si tratta di ordini condizionati che vengono immessi sul mercato al verificarsi appunto di una condizione, ovvero se tocca quel prezzo e segui il prezzo e segui l'ordine, allora fino a quando è arrivata l'informazione, ha toccato il prezzo e viene immessa, sono istanti, abbiamo visto ieri, è stato tutto velocemente, boom, è venuto giù, è crollato tutto in pochissimo tempo. E avranno eseguito anche a prezzi molto diversi, avranno chiuso a prezzi molto distanti da quello che inizialmente era lo stop. Sappiamo di chi è la colpa, purtroppo sappiamo con chi prendercela, ma i soldi non li avranno indietro. Almeno io, per fortuna, Appunto. ero Cioè, fermo, non ero operativo in quel momento, quindi insomma. diciamo che quando succede una roba del genere non si può far Al molto, cioè. 2010, invece, avevo Sì? una posizione aperta su euro-dollaro. Sì? Che però non era proprio un quantitativo esagerato, 1000 pips. Ricordo che feci il target della mia vita perché lui diceva: Renato, ma tu pure 1000 pips metti il target? Io li metto sempre sia stop che target. All'epoca c'era questa strategia che prevede a 1000 pips e fu qualcosa di spaventoso. E quindi all'epoca mi andò bene. So, quello lì Ok.
Così come anche altre situazioni, il franco svizzero, il 6 settembre 2011, quando la Banca Centrale Svizzera, vabbè, lì è stata una manipolazione, diciamo, del mercato da parte di una banca centrale che decise cambio minimo 6 settembre 2011 a 1,20. Aveva un'operazione aperta su euro franco e short dollaro CHF. Nel complesso, insomma, andò bene. Il Va pattern bene, è allora storicamente mi è andata bene, attenzione, vai, flash storicamente è andata crash, diciamo, bene. chiamiamoli così. Insomma, esatto, flash crash, adesso l'ho detto anche bello scandito. Attenzione, se volete raccontarci se vi è accaduto qualcosa, noi siamo qui.